Le luci primarie, note anche come luci ignee, sono le formazioni più antiche del pianeta e costituiscono la base della crosta terrestre. Nascendo dal fuoco e dalla fusione del magma o della lava, queste luci portano con sé l'energia primordiale della Terra e rappresentano simbolicamente la forza della creazione e della trasformazione. Oltre al loro ruolo geologico fondamentale, molte di queste luci e i minerali associati ad esse vengono utilizzati nelle pratiche terapeutiche per il loro potere energetico e curativo. Le luci primarie sono il risultato della solidificazione del magma proveniente dalle profondità della Terra. Ma il magma non è altro che roccia, i cui componenti si trovano in uno stato liquido a causa delle elevatissime temperature e che, una volta raffreddati, danno origine a diversi tipi di formazioni. Possono quindi formarsi in due modi. Quando il magma si raffredda sotto la superficie terrestre, abbiamo le rocce intrusive o plutoniche, e quando la lava invece erutta sulla superficie e si raffredda rapidamente, abbiamo rocce effusive o vulcaniche. Le rocce intrusive, come il granito, tendono a formarsi lentamente, creando cristalli grandi e ben definiti, mentre le rocce effusive, come l'ossidiana e il basalto, si raffreddano molto più rapidamente, risultando in strutture più dense e compatte. Essendo le prime a formarsi dalla materia fusa primordiale della Terra, queste rocce sono intrise di una forte energia trasformativa. Questa energia si riflette nel loro utilizzo terapeutico, dove le rocce ignee vengono associate al cambiamento, alla forza interiore e alla capacità di superare le difficoltà. Il processo di cristallizzazione del magma porta a risultati differenti a seconda delle condizioni di pressione, calore, spazio e tempo. Allo stesso modo, noi abbiamo in noi stessi delle capacità che possono cristallizzare in base al contesto in cui ci troviamo, durante la nostra crescita e il nostro apprendimento. Pensiamo ad esempio a qualcuno che nasce con un talento musicale. Se questa persona verrà messa nelle giuste condizioni, il suo talento sboccerà e probabilmente diventerà musicista professionista. Ma se lo stesso individuo venisse scoraggiato o se le condizioni non permettessero la sua educazione, allora quel talento resterebbe per sempre latente. Ognuno di noi, anche i semi che ci distinguono, è talenti innati. Questi sono come il magma e possono svilupparsi in noi in modi diversi a seconda delle condizioni. I cristalli di formazione primaria sono quindi pietre che possono aiutarci a sviluppare il nostro potenziale, favorire processi di apprendimento o stimolare la consapevolezza delle nostre facoltà. Come il magma, che si adatta alle condizioni in cui viene sottoposto, queste pietre rappresentano un'ottima scelta terapeutica quando vogliamo metabolizzare nuove esperienze o cambiamenti di vita difficili. Tra le pietre ignee più usate, troviamo l'ossidiana, il granito, il basalto, la pumice e l'oligina. Il granito, per esempio, è stato utilizzato nella costruzione delle piramidi non solo per la sua robustezza ma anche per le sue proprietà energetiche, mentre l'ossidiana era molto apprezzata da civiltà antiche come i Maya e gli Aztechi per i suoi profondi valori spirituali. In conclusione, le rocce primarie, nate nel cuore infuocato della Terra, racchiudono un'energia unica e potente. Ogni pietra, attraverso il suo processo di formazione, incarna specifiche qualità terapeutiche che possono aiutarci in un nostro processo di guarigione. Sia che cerchiamo protezione, trasformazione o guarigione fisica, le rocce ignee ci connettono con l'energia primordiale del nostro pianeta, invitandoci a riscoprire la nostra forza interiore e il nostro potenziale di crescita e di cambiamento.